Nel Granillo di Reggio Calabria con Regina Pordenone, Antonio Lopez. Buon pomeriggio anche da Fortunato Spinoso che cura l'assistenza tecnica. 0-0 alla fine del primo tempo, le due squadre hanno fatto il loro ingresso in campo da poco per la disputa della ripresa. Un'occasione per parte, una bella partita, comunque vivace, comunque abbastanza equilibrata. Regina in campo per provare a dimenticare tanti guai, tra questi lo stato di salute del presidente Gallo, ancora ricoverato a Roma dopo il malore e l'intervento chirurgico della scorsa settimana. A lui ovviamente gli auguri di una pronta guarigione. Pordenone incollata all'ultima posizione insieme al Vicenza, perciò in condizione di dover nuovamente capitalizzare questa trasferta che lo vede appunto impegnato sulle sponde dello stretto di Messina, dove c'è una bellissima giornata, questo va detto, un pomeriggio di sole anche abbastanza mite. 4.000 circa gli spettatori, una decina di temerari sostenitori del Pordenone nel settore ospite. La linea può andare a Reggio Calabria. Ottavo minuto della ripresa con il punteggio bloccato sullo 0-0 tra Regina e Pordenone. Pordenone che attacca, un calcio d'angolo, un colpo di testa alla sponda, poi c'è l'intervento della difesa della Regina che va a spazzare chiaramente il pericolo con Amione, sicuramente uno dei migliori in campo almeno fino a questo momento. Pordenone che è sceso in campo in questo secondo tempo con più brio, più vivacità, sicuramente anche più aggressività, sta tenendo la Regina nella propria metà campo, ha già avuto una buona opportunità. Da segnalare un altro cambio, Butic, un attaccante per Elkuo Akibi, un difensore esterno destro, e dunque squadra a trazione anteriore, quella che stiamo vedendo in questo momento sul terreno di gioco del Granillo. La Regina si difende, ha avuto poche opportunità almeno sinora, e tattica prudente quella di Roberto Stellone. La linea può andare ora a Reggio Calabria. Quarto d'ora della ripresa, sempre 0-0 tra Regina e Pordenone, con due occasioni per partner, l'altro non collegato. Butic smarcato solo a due passi dalla porta, svirgolato clamorosamente con Turati, il portiere della Regina, che sembrava battuto, poi comunque il pallone è terminato sul fondo, mentre poco dopo, al 14esimo, ha sferrato l'autogol Perri, ma Perisan è stato molto bravo, si è salvato in calcio d'angolo. Comincia la girandola dei cambi, anzi con Stima. Chiedo scusa, attenzione, il Granillo che interviene, Regina in vantaggio sul Pordenone, Menez al 21esimo della ripresa, a te la linea. Grazie, la linea a Reggio Calabria. E a Reggio Calabria dunque cambiato il punteggio, proprio poco fa ne abbiamo dato conto col gol di Menez, che è stato appena sostituito da Bellomo, ha fatto appena in tempo dunque a mettere a segno il gol che ha portato in vantaggio la Regina, che ha sbloccato il punteggio. C'è stata una distrazione difensiva del Pordenone, Menez è entrato in area di rigore, ha superato il proprio marcatore, ha dribblato anche il portiere del Pordenone Perisan e ha letteralmente accarezzato in porta portando in vantaggio la Regina. Ovviamente entusiasmo da parte del pubblico di casa che si è risvegliato dopo un po' di paura, visto che considerato che il Pordenone è in avvio di ripresa, ha messo alle corde la difesa della Regina, peraltro non riuscendo a passare in vantaggio. Addirittura c'è stata una clamorosa occasione fallita proprio a due passi dalla porta da Butic con Turati, che era praticamente battuto. Reggio Calabria. 40esimo, Regina 2, raddoppio di Chiara direttamente su punizione, splendido calcio di punizione del difensore della Regina che si è portata doppiamente in vantaggio. Dunque al 40esimo raddoppiato di Chiara, Regina 2, Pordenone 0. Bellissimo il raddoppio di Chiara, lo ricordiamo, un calcio di punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore del Pordenone, palla a rientrare di sinistro, il pallone che si è infilato praticamente alle spalle di Perisan nel 7, nulla ha potuto il portiere della formazione ospite. Regina che ha legittimato il doppio vantaggio poco fa con un'altra azione pericolosa, adesso c'è stata una conclusione da parte del Pordenone con Butic, il pallone è terminato fuori di poco, rinvio lungo da parte del portiere della Regina Turati. 47-46, ancora poco più di un minuto alla conclusione, Regina 2, Pordenone 0. Studio di Gregorio. Attenzione, attenzione, chiedo scusa dal Granillo, è finita la partita tra Regina e Pordenone, finale Regina batte Pordenone 2-0, le reti di Jeremy Menez e di Chiara con Fortunato Spinoso, a te la linea.